metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se è concupito, ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tira addosso, tira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non bredano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'impetito. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli e senza più voglie, si prese da briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi a te cornute, li apostrofò con parole arcute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario, dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si accolmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono mal volentieri. C'erano tutti, dal commissario sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, porto l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con la scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, con una freccia dall'autoscopio, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Ehi! Hey!